Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Allora. Abbiamo le nostre 7 megacapsule, sto farmando un po' di meno così non rompete le scatole di quanto farmi Friskat. Ne sto facendo un centinaio al giorno invece di 200, così almeno è anche meno esoso e quindi vi piace un pochino di più, quindi facciamo così, andiamo un po' più calmi, io farmo un pochino di meno, sono più rilassato anch'io e tutto a posto. Allora, andiamoci a prendere la robina. Ok. Ci piace. Rimessa. Andiamo a fare scambia per tutti, non ancora. Facciamo prima scambia con biglietto. Un altro mio biglietto raro da mettere da parte. Usa tutto e vediamo un po' se qualcosa si usa. Nulla. Quindi scambia per NP che ci piace. Ok, direi che proseguiamo e andiamo a vedere se c'ho qualcosa che posso effettivamente potenziare. Perché sono rimasto un pochino indietro e non ho potenziato niente. Allora, ho un paio di occhi rari anche da mettere, quindi potremmo andare a cercare la roba rara e a potenziare qualcosina prima di andare in gioco. Vediamo un po' che cosa abbiamo di potenziabile tra la roba rara. Potrei andare a potenziare anche il nostro Cameraget. Sarebbe molto bene, visto che è molto potente. Così diventa veramente enorme. Top. E abbiamo 29 gemmine, come si chiama, leggendarie. Quindi oggi ne prendiamo un'altra 2-3 probabilmente. E andiamo sugli ultra rari. Allora, ultra raro potrei dare un bel punticino al nostro gatto Barlog, così piano piano lo alziamo verso il 50. E visto che abbiamo i talent, gli potrei andare anche ad aumentare il suo attacco. Fai così un paio di volte. Così siamo quasi al max. Come mi avete detto voi, potenziato funziona, se è più basso no. Ok, proseguiamo. Via, andiamo a farci assolutamente. Dov'è la sfida? Questa qui. Dove sta? La regina e la fanciulla che ci manca. Facciamo altri tre occhi leggendari. E poi, casomai, ci andiamo a fare due o tre missioni della storia delle leggende. Anzi, la nuova, quella misteriosa, quindi l'Uncanny Legend. E andiamo a farci la regina e la fanciulla. Quindi, prima specchio per l'allodole, come abbiamo fatto l'ultima volta. Ok. Quindi molto belli e aggressivi. Senza troppi impedimenti. Cerchiamo di pushare questa maledetta petta che già l'abbiamo fatto un paio di volte. Quindi niente male, oserei dire. Ah, ho sbagliato il timing perché sono pirla. Ok, è stata colpita. Non ci fa paura perché ormai sappiamo come funziona. Vai così. Ok. Vai così. Facciamo passare subito quelli che fanno i danni. Intanto l'octopus tiene fermo. Intanto la cancanna mena. Ok. Ci siamo. Allora ho sbagliato timing. Quindi forse. Eh sì. No, è riuscito a passare. Niente male. Pensavo di no. Invece ci passa. Ok, facciamo i soldini. Evoco pure lui. Ripartiamo pure con l'octopus. Se non me lo scordo. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a eliminare gli uccelletti. In realtà un bello Shinkansen avrebbe fatto prima. Però va bene uguale, raga. Non è un problema grave. Sparettino. Ondatina. Puliamo. Ho sbagliato con Wimmer. No, è riuscito a passare. Perfetto. Va benissimo così. Vai, Shinkansen, facci sognare. Allora, cerchiamo di far passare questo benedetto Swimmer. Sì. Sta passando. Olè. Cerchiamo di far passare tutti, in verità. Se fossi bravo nel timing sarebbe meglio. Non sono riuscito a far passare neanche la Uber. Sono molto scarso nel timing. Va bene, abbiamo capito questa cosa. Vediamo un po'. Olè. Uno, due dovranno riuscire a passare. Ok, gli Octopus sono passati. Vai così. Vediamo un po' se riesco a far passare la Uber. Sembra che ci riesce. No, è troppo lenta. Va benissimo, uguale. Tanto i danni li stiamo facendo. Mi piace. Sono rimasti gli uccelletti maledetti. Octopus reggono il mondo per fortuna. Ale, Swimmer, perché ha appena sparato. Dovrei riuscire a passarci, sì. Abbiamo anche stunnato. Top. Ci piace, buttato giù. Perfetto.
quindi specchio per l'allodole fatto con molta tranquillità, sinceramente. E adesso ci toccherà quello dopo. Quello dopo è un po' particolare. Abbiamo una combo, non dico stun, quasi completa per Mastun. E vediamo se riusciamo a portarla a casa. Ok, ragazzi, oggi ritorniamo con due video e non con tre, perché ho visto che i feed impazziscono con tre, non so perché. 30 friscat e leadership. E andiamo avanti con bombarola letale. Ok, questo stage è diverso. Il problema, come vedete, è che non abbiamo neanche il max, quindi diciamo stiamo un po' strettini. Però noi dovremmo riuscire, se ce la facciamo, a tenerlo fermo sotto torre in questa maniera, quindi creando un permastun e menandogli nel frattempo. Ok, il problema è che sta menando veramente a una velocità estrema, e questa paura che ci uccida in pochissimo appena si sblocca è un problema. Ok, diciamo che adesso faccio una mega build infinita di stunnini. Va benissimo così per ora. E dovremmo riuscirci. Non si deve sbloccare quella situazione. E noi dobbiamo fare una sorta di accumulo possibile delle cosine e di salire di livello un po'. Nel frattempo che lui resta permastunnato. Ecco, il problema è che è stato knockbackato, potrebbe rovinarci. Sembra di no. Ok, per ora tutto nella norma, oserei dire. Mettiamo qualche bombercat, giusto per la combo dopo. Ok, perché dopo ci sarà anche da tenere fermi altre tipologie di nemici. Va bene così, ragazzi. Guardate che perma gli stiamo facendo. Livello 5 non è servito, secondo me. Direi che possiamo anche avanzare. Allora, vai così. In realtà bisogna evocare prima Shinkansen, quindi probabilmente ho sbagliato. Infatti ho sbagliato. Benissimo, ma non troppo. Ok, diciamo che le melette ce l'abbiamo per stunnare adesso. I Bombercat ce l'abbiamo, sì. Va bene così. Vediamo un po' se ci si riesce. Evochiamo tutta la roba che stunna, tutta la roba che attacca di cattiveria. Lui dovrebbe venire stunnato e knockbackato in tempo, anche perché pure l'Uber che sta là dietro lo dovrebbe fare. Ok, ho fatto un piccolo knockback anche se mi ha stunnato il mondo. Questo non doveva succedere. Questo perché giustamente i miei Bombercat non sono arrivati nel momento giusto e non abbiamo fermato la maledetta. Olè. Non viene stunnata. Questa è una brutta cosa. Ai ai ai. La vedo molto brutta, mi sa che dovrò rifare questo stage da capo. Giustamente voi vedrete soltanto la seconda parte, perché non vi rifaccio vedere tutto da capo, ci mancherebbe, ragazzi. Ok, siamo di nuovo qui. Vediamo un po' se riusciamo a rifare almeno la parte iniziale della combo. E però stavolta metterci veramente tantissimi Bombercat subito. Ok. Vai così, subito di cattiveria, cerchiamo di stunnarlo il più possibile. Aia. Ok. Non c'ho la meletta però. Va bene. Vai pure lui. Ah, no, aiuto. Si è sbloccato per qualche secondo. Pazzia. Cioè, manca veramente poco. Quando si sblocca è un macello. Allora, metto pure i Bombercat. Comincio a fare proprio tutta la... la build a terra immediata. Niente, riesce a muoversi. Oh. Come... come sarebbe? L'ultima volta non si è mosso. Questa è cattiveria. Ok. Stavolta non sto salendo di livello. Sto pensando a mettere più unità che a salire di livello. Ok. Allora, stavolta cercherò di mettere a posto bene questa build. E appena muore il coso devo mandare lo Shinkansen, perché dobbiamo dividere in pratica l'unità da tutto il resto. Ok. Quindi dobbiamo fargli tanti danni e subito. Infatti mi metto pure qualche cancan, che forse è il caso. Vai, metto subito lo Shinkansen. Esce subito la roba, quindi di norma si dovrebbero dividere. Vediamo un po' se è come penso io. Vai così, si sono divisi per un po', così leviamo subito il primo avversario, se ce la facciamo. Quindi una miriade di danni sul Boar. Ale. Abbiamo siamo riusciti a beccare pure il cosino. Io mi preparo nel caso dovessi tirargli qualche cosa.
Allora, un buon è stato eliminato. Oh, mamma mia, che ci è mancato, raga. Va bene così. No, non va bene, sì, va bene, l'ho bloccato. Sta funzionando, ragazzi, sta funzionando. Lo stiamo riempendo di botte stavolta. Quindi, secondo tentativo, permastun, bombarola. Bombarola buttata giù. Boar buttato giù, perfetto. Anzi, speedappino, perché me l'ero portato per rifare il primo stage. Bombarola portato instant a casa. E giustamente ce ne va a prendere la missione. Ed ecco l'invasione supera il livello. La regina e la fanciulla, devi anche superare il livello di continuazione associato. Tre per occhio, leggenda. E così ce ne abbiamo veramente tantissimo. Spero di trovare una leggendaria interessante. E adesso andiamoci a fare 2-3 stage della nostra bellissima Uncanny Legend o Leggende Misteriose. Notte a Licopene, primo stage di questa fase. Ok, niente di eccezionale, diciamo che è uno stage dove sì, ci pariamo tanto con i mid shield e tutto il resto sono break e simili. E poi dietro ci siamo portati giustamente la nostra stupenda Aurora risvegliata, che può essere utile per quanto sia. Ok, quindi niente Uber Carried. Uno stage che riusciamo a fare con molta tranquillità. L'avrei fatto anche senza Max, sinceramente, che il tempo c'era per accumulare. Però vabbè. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di andare a dritto. Ho una bella copertura mid shield. Stanno uscendo le altre unità. Perfetto. Stanno caricando pesante. Nessun problema. I mid shield non ci mancano. Ricorella buttata subito giù. Gli Star Red non ci danno problemi perché abbiamo tutti i Trisu. C'è l'elefantino. L'elefantino si potrebbe battere tranquillamente anche con la nostra stupenda Aurorun, se ce la fanno mettere. Vediamo un po'. Eccola. Vai così. Continuiamo di cattiveria e vediamo di buttare giù i metallici. Top. Il nostro Golf ha eliminato direttamente l'elefantino, quindi non serviva neanche l'Aurorun, ragazzi. Proprio veramente facile. Si tratta solo di pushare verso torre ormai. Ci leviamo tutti i metallici con i mega critter. Oh, ce n'è un altro. Quindi ne escono di più gli elefantoni. Vabbè, nessun problema logistico. In pratica li stiamo pressando pesantemente sotto torre. E ne è morto un altro di elefante, va bene. Troppo easy. Vediamo un po' se ne escono altri. Penso proprio di no. Penso che questa sia portata a casa molto facilmente, ragazzi. Vittorio, 173.000, quasi quasi uso XP up, carboni, ingranaggi, ossa bestiali. Metroasi, mi sono portato l'XP up, perché ce n'avevo 10 da parte, quindi ho notato che danno veramente tantissima esperienza, allora ho detto dai, proviamoci. Ok, io direi di aspettare un po'. Benissimo. Facciamo un po' di dindini. E mettiamo subito la roba grossa. Quindi andiamo molto soft. Ok, Cyber sicuramente, il primo che mettiamo. Sicuramente poi metteremo il nostro mitico Ganesh. Allora, questo stage è facile, tanti mid shield e unità long range. Niente di più semplice. Ok. Infatti mi sono portato il mio top Ganesh, che è veramente fantastico. Da qui ci dovrebbero stare pure degli zombie. Non mi ricordo se era così, ma vediamo. Per ora tutto nella norma. Ok. C'è Linguotta. Vai, mio schettiere, facci sognare. Ho evocato tutto. Quindi non mi mancano. Direi che ci stiamo. Ah, ecco perché si viene il long range, ragazzi, guardate. Sono tutte Linguotte. Fantastico. Ok. Un stage che penso sarà abbastanza fattibile con le unità che abbiamo adesso. Ecco perché hanno fatto mettere pure il cyberpunk. Ecco, Ganesh viene colpito velocemente, quello mi preoccupa. Però per il resto abbiamo tanti mid shield, quindi forse un po' di possibilità di gestione ci abbiamo. Ganesh, anche se viene colpito, comunque ritorna più potente di prima. E ha colpito ad aria le linguotte, una è morta, quindi fantastico. Vai così, molto scialli. Ci siamo. Ale. Mettiamoci anche il courier e colpisce ad aria. Ok. L'abbiamo stoppati, però il nostro bellissimo Ganesh è andato giù. Dobbiamo stare attenti. Mid shield non mancano. Abbiamo messi giustamente 4 pro per questa situazione di
di continuo push, così le linguette restano ferme là anche grazie al cyberpunk. Il cyberpunk le colpisce, perché è pure quello il problema. Ok, tra un po' riesco a mettere un altro Ganesh. Se riusciamo a mantenerli fermi lì, forse, a suon dei cyberpunk magari vanno giù pure un po' prima. Allora, stunnina d'aria, giusto per farci respirare un attimo. Bene, ho visto un knockback del Traitless. Fai così. Ci siamo. Mio schettiere rievocato. Che poi mi sa che non ci arriva proprio come raggio. No, ci arriva, ci arriva. Li piglia, li piglia. Ok, però mi è morto il mio schettiere velocemente. No, non ancora. Ci manca un pelo. Ale, mega pugno di Ganesh. Elimina un po' di Peng. Opela. Stiamo avanzando, ragazzi. Ce la dovremmo fare. Vai Ganesh, colpone. Ale. Quello rosso ancora non va giù. Pensavo andasse giù più velocemente. Invece resiste il ragazzone. Vabbè, nessun problema. Secondo Cyberpunk, Ganesh ancora è lì. Ah, bello potenziato. Quanto ci piace. Ganesh, ti do un attimo per vivere ancora. Benissimo. Ok, vediamo un po'. No, non riesce a colpire. Vai, un bel pugno. Ok. Il Traitless se n'è andato a quel paese. È rimasto solo il Red. Quindi meno attacchi. Probabilmente Ganesh ce la potrebbe fare. Muore Ganesh, te pare. Te pare che ci dava la soddisfazione? Proprio no. Dai che ci siamo. Golf Cat. È rimasto solo il rosso. In realtà dovrebbe essere anche il primo a morire con tutti i courier commesso. L'attacco ad aria dovrebbe via. Non ci arriva il courier, vedi? Anche se è long range. Pulisce i peng, ma non riesce ad arrivare mai a toccare il linguotta rosso. Sinceramente neanche i cosi anti-zombie riescono a attaccare spesso, Vabbè, comunque stiamo slowando, tenendo fermi. Vai, stunnina d'aria. Soldini ce l'abbiamo. Vai, mio schettiere, tira due o tre colpi dei tuoi, visto che ci riesci. Ah, è andato giù, perfetto. Portato a casa, tocca solo spigne. Metroosi. Si fa. Si fa e si porta a casa. E con l'XP up ci dovrebbe dare pure un bel po' di esperienza in più. Vai. Stiamo avvicinando alla torre avversaria. Niente male. Metroasi buttata giù. 700.000 di vita, mo da tira giù ciole un po'. Ma ci siamo arrivati. Va benissimo così. Ragazzi, preferite, ditemi qua sotto se preferite effettivamente due video, perché tre sono troppi da seguire durante la settimana. E magari, che ne so, qualche video di quelli lì che mi registro off o in secondo piano li aggiungo la domenica. Ditemi voi come preferite. 421.000, quasi il doppio. E accelerazione, i due meteoriti. Altro stage per noi, carta cielo. Ok, è uno stage interessante perché ha tantissimi zombie che arriveranno e romperanno le scatole all'inizio. Quindi ci consigliano all'inizio di midshieldare e basta, perché tanto faranno un bel rage di quelli pesantissimi. Ammucchiare gli avversari e poi menaglie male con gli anti-zombie, perché tanto andranno tutti a passa sotto, come vedete. Addirittura mo mettiamo una bella can-can. Bam. Ok. Vai, l'anti-zombie lo possiamo cominciare a mettere. Ok. Cominciano a essere tanti. Forse dovevo partire leggermente prima. Vediamo un po'. Ti dovrei regge comunque senza troppi impedimenti. Vai, Ganesh. Aia. Stanno colpendo d'ore. Questa cosa non va bene. Ok. Fermati. Vai così. Nessun problema grave. Erano un paio di colpetti alla torre. Non hanno destabilizzato la nostra situazione. Ok. Cominciamo a mettere altra roba, perché comunque stiamo per toccare torre. È uscita la face. Allora, un bel attaccone stun su zombie. Vai così. Slip, perché giustamente arrivano pure gli antichi. Le cancan. Vai così. Cuscione tattico. Altro slipstick. I slipstick sarebbero i gatti cabaret, Slipstick sarebbe la forma precedente. Sarebbe il nome base. Sarebbe gatti quelli lì con gli skate.
Allora, Ganesh, dai, colpisci a distanza. Butta giù, generico, per favore. Va bene, zombie, li stiamo tenendo. Altro slipstick. Il problema è che siamo maledetti, quindi pure Ganesh non c'ha il potenziamento. Mi ha tolto il potenziamento di Ganesh, in pratica. Però il megapugno funziona uguale, quindi va bene così. Ok, un bel colpetto ad aria col nostro Ali Blast. Mi è morto Ganesh. Non è una buona situazione assolutamente. E i soldini non mi mancano perché i zombie li stiamo comunque fermando. C'è una bella ondata di zombie che spero che prima o poi finisca, così poi dopo ci concentriamo solo sulla face. Ok. Allora, se non vanno giù un po' di zombie che mi danno un po' di dindi, siamo un po' inguaiati. Olè. Vai così. Stiamo tenendo tutto fermo. Il slipstick di nuovo, che sono gli unici che reggono gli antichi. Niente, quegli zombie hanno deciso di non morire e quindi di non darci i soldini che ci spettano. Ok, mettiamo un survival. Un bello Ali Blast blu. Funnati. Ok. Se riusciamo a eliminare questi ultimi zombie rimasti, forse qualche probabilità di vittoria ce l'abbiamo, eh. Solo questione di tempo, perché tutto il resto è noia. Ok. Can can. Niente, sti zombie hanno deciso di rimanere lì e non farci attaccare la face. Cattiveria tanta. Probabilmente se vedo le brutte faccio un mega cut di quelli giganteschi, che sennò ci metto veramente 10 anni. Ok, niente. Non riusciamo a districarci da quella situazione di blocco totale. Allora, potrei rimanere di mid-shield a manetta, non evocare nient'altro e poi evoca tutto insieme e vediamo se funziona. Cioè, è un azzardo molto pesante, ma uno ci può provare. A sto punto, persa per persa, ammucchiamo e evochiamo il mondo. Ok. Più che altro per cercare di far passare da quell'attacco ad area almeno un anti-zombie, che non riuscirà mai a passare se no così. Ok. Stiamo accumulando soldini, ce la potremmo pure fare. Non evochiamo subito il nostro Ganesh, aspettiamo di ammucchiare un po' di dindi. Ok. Ce la possiamo fare. Olè. Giustamente stanno pressando un po'. Più che altro vedo che il Macho Leg stavolta sta reggendo. Questa cosa è strana. Allora voglio provare a tirare pure lui. Oh, è riuscito a passare stavolta. Regà, stavolta è riuscito a tirare un attacco. Pazzia. Però non è stato eliminato come zombie. Ok. È riuscito ad avanzare la face, mi sa. È riuscito a liberare dei nostri mid shield, che fino a mo' era riuscito pure a toccarli un paio di volte. Vai. No, non attacca, cavolo. È perché se sei riavvicinata alla face, alle due maledetti cosi tank qua. Ok. Aspettiamo un altro pochino. Penso di avere sufficienti soldi per evocare il mondo. Allora, bam 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 bam. Ho evocato tutto. È un po' se ce la facciamo. Oh, è andato giù uno di loro. Oh, è andata giù la face. Ok. Che fatica, raga. Giustamente vi avrò fatto sicuramente un taglio gigante, perché sono passati diversi minuti da quando stavo aspettando la soluzione. Però l'abbiamo fatto. Carta cielo portata a casa. E niente male. Mi piace. Un bel po' di fatica. Forse dovevo fare prima di evocare tutto contemporaneamente e aspettare. Però ce l'abbiamo fatta. Cioè, sarà più difficile questo stage che gli altri stage. Pazzia. Ok. Portato. E ci dà 809.000 perché c'avevo l'exp up e l'ossa bestiali. E abbiamo scoperto anche un livello superiore.
E niente ragazzi, questa era la puntata di oggi di The Battle Cats, spero vi sia piaciuta, arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.